Presentiamo gli Atletico, ma non troppo, che oggi giocano la prima giornata di Serie C con un pareggio pirotecnico, 5-5 contro le Ciambelline. Pareggio bello, combattuto. È stata una bella partita combattuta. L'ultimo minuto. Peccato, perché potevamo sia vincere, però onestamente potevamo anche perdere, perché i contropiedi degli avversari sono stati molto pericolosi. Provvidenziale anche Davide con l'ultimo fallo. È stato ammonito, ma meglio l'ammonizione che perdere la partita. Perché praticamente la differenza tecnica l'hanno fatta, diciamo, la diversità fisica. Noi molto più fisici, compatti, loro molto più veloci. Veloci, diciamo, quindi velocità ci prendeva. Ma alla fine ne ha agevolato comunque lo spettacolo, questo 5-5 lo conferma. E io sono convinto che queste due squadre, non vorrei parlare assai perché le altre ancora non le ho viste tutte, però possono dire la loro in questo campionato. Non so come, non so in che posizione, però un punticino comunque è un esordio positivo per voi. Sì. Atletico, ma non troppo, squadra nuova, presentiamo i nuovi componenti, diciamo. Benissimo, noi ci sono le vecchie guardie dell'Interschool, sempre sì, fedeli e legate, che siamo io e Davide, e anche Francesco Spara ci aveva giocato già. Lui Brandi, dopo il nuovo, diciamo, componente. Diciamo c'è il ritorno di Giorgi alle Furie Rosse, e poi invece c'è altri due giocatori nuovi, sono Urso e Sampino. Che Urso, diciamo, è uno veloce, ci crediamo molto in lui, diciamo. Bene, capitano Davide di fatto. Capitano Davide. Ho capito. Qual è l'obiettivo stagionale della vostra squadra? Quanto la Serie B. Noi ce la giochiamo partita dopo partita. Ancora, diciamo, non siamo in grado di dire il nostro obiettivo. Ora come ora. Però partita dopo partita noi crediamo in tutto. Il vostro punto di forza è il giocatore più importante della squadra? Urso, io direi che Urso è anche questo nuovo acquisto. Ah, perché poi io sono scordato Galiotto in difesa. Che dirà pure la sua, sono sicuramente i nostri gioiellini. Ho capito. Prossimo turno affronterete il Rockets. Sì, non li conoscete. Abbiamo sfidati nel triangolare per sempre. Abbiamo perso 3-2, però onestamente anche riconosciuto dagli avversari abbiamo meritato un po' la partita. Abbiamo preso, mi sembra, un 5-6 traverse, 3 pali e 6 traverse e 2 pali. Esatto, quindi sono convinto che ce la possiamo giocare e ci crediamo nella vittoria. Ok ragazzi, allora in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie. Ci vediamo venerdì prossimo. Alla prossima. Ciao ragazzi, ciao.